Ciao a tutti e bentornati al Lume della Regione Sciolla, appuntamento settimanale in onda tutte le domeniche alle 4 dove cerchiamo la verità a partire dalle evidenze, questa volta eccezionalmente, a metà settimana, per come dire, fare un incontro con il nostro ottimo dottor Cuscito e promuovere un video che ho preparato ormai partendo mesi fa. Sono abbastanza emozionato per questo rilascio. Episodio 66, poeticamente. Um, ovviamente, mi raccomando, se il video vi piace, ricordate di lasciare un like, condividerlo e venirmelo a dire nei, nei commenti o sul server Discord, link già in descrizione. Se non vi piace, più o meno stessa cosa, ma invece del mi piace, usate il non mi piace, sta lì apposta. Um, ok, ringrazio per cominciare. Il nostro stimatissimo dottor Cuscito. Uh, Giuseppe, per chi ancora stranamente non ti dovesse conoscere, vuoi presentarti? Sì, allora, intanto buonasera a YouTube, buonasera a tutti quelli in ascolto, sia in live sia a quelli che recupereranno dopo. Allora, io sono un ebraista e sono uno storico delle religioni. <coughs> che vuol dire che eh, l'approccio ai testi eh, ebraici in generale, quindi non solo la Bibbia, è eh, da un punto di vista storico critico, cioè vanno analizzati con un distacco critico e eh, quindi vanno studiati quanto più possibile nel loro contesto, vanno contestualizzati quanto più possibile nella cultura che li hanno prodotti. Eh, quindi tengo subito a precisare che quindi non, sto, non sono un teologo, non ho mai aperto un libro di teologia, non sto difendendo nessuna fede e per me dire che un termine significa X o significa Y vuol dire solo che per la cultura che ha scritto quei testi quel termine significava quella cosa lì, al di là se ehm, quel testo sia vero o no, per decidere se un testo è veritiero o no ci vogliono le prove indipendenti. E quindi um, di base l'approccio al testo è quello di, come dicevo, di un distacco critico e si prende per vera una, sì, ogni singola affermazione di un testo solo se ogni singola affermazione eh, è corroborata da prove. Quindi può anche essere che un testo sia del tutto vero o, o no o solo parzialmente vero, quindi dipende dalle prove indipendenti che però uh, in questa live non, 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 non saranno trattate. Sì, perché quello essenzialmente è un altro, altro argomento anzi chi proprio ci tiene a sapere cosa ne penso della chiesa c'è una bella playlist di qualche ora sulla pedofilia clericale e il modo in cui la chiesa cattolica l'ha occultata quindi eh, diciamo che non sono esattamente un supporter eh, qui, questo giusto per chiarire i bias eh, che ci sono ora um, Oggi vogliamo cominciare da una questione abbastanza scottante, impressionante, a mio dire, che qual è? Parte tutto con qualcosa che Biglino ha fatto di sua spontanea volontà. Mi riferisco a un certo video che ha pubblicato sul suo Instagram. Buongiorno, in questi tempi di coronavirus, bisogna ecco poder, insomma dedicarsi a fare qualcosa. No? Allora, io non sono un artista, ovviamente, sono tornato un po' bambino, e quindi ho, fa, fa, faccio, mi, mi sono fatto un paio di questi collage. In questo qui ho rappresentato un'aquila con il termine ebraico che è Merahefet, che significa aleggiante. Che è proprio quello che la Bibbia attribuisce ai rapaci. Così come la Bibbia scrive che il Ruach degli Elohim è merachefet al pene a maim, cioè il Ruach degli Elohim è aleggiante sulla superficie delle acque. Questa è un'immagine tratta dal fumetto Elohim. E... Ok, questa presentazione direi che è sufficiente, quindi. Si è chiaro, non ci stiamo inventando niente. Questa roba non l'abbiamo certo fatta. Noi uh, viene dal canale Instagram ufficiale di Biglino. Ora, um, caro dottor Cuscito, se sei ancora con noi, mi sa che è caduta la, la connessione pronto? Mi ricevi? Sì, ci sono. Ok, dicevo, caro dottor Cuscito, sì, sì. Um, abbiamo visto la presentazione del, di B, che Bigino ha fatto di queste collage che ha presentato sul suo Instagram. Sì. Ora, quando l'hai nota notata tempo fa, uh, mi dicesti che c'era qualcosina che non quadrava. Vuoi parlarcene un po' in dettaglio di... Queste immagini che ha pubblicato sul suo Instagram? Sì, allora, <clears throat> beh, semplicemente in breve eh, vorrei mostrare che eh, ci sono diversi errori sia nella scrittura eh, sia nella. vabbè, a parte poi. Nella... sì, ci sono comunque diversi errori nella scrittura e anche nella grammatica. E alcuni di questi errori sono, non, cioè, sono per così dire, peccati veniali ma altri sono secondo me abbastanza gravi, per esempio come quello di scrivere una lettera al posto di un'altra, ma adesso vediamo in dettaglio senza, eh, senza dilungarci. Allora, prendiamo la prima mh, immagine, allora, eh, qui ehm, lui discute il termine merachefet, un verbo che significa alleggiava, alleggiare, e ha scritto, riportato il versetto della Genesi, eh, capitolo 1, versetto 2: Veruach Elohim Merachefet alpnei Cioè, eh, la, la traduzione classica è lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allora, dove ho segnato col numero 1, eh, ha scritto una lettera al posto di un'altra, ha scritto Duach invece di Ruach. Eh, così come Alpney l'ha scritto eh, dove c'è il numero 3 ha scritto come se fosse tutta una parola invece ci andrebbe o un trattino come ho messo nel, nella slide a destra oppure, un, eh, oppure staccarli un po' di più mm, questo non è molto grave perché può essere semplicemente sfuggito quello che è un po' più grave è quello di aver scritto una Gimel al posto di una Nuln cioè invece di scrivere Alpnei uh, ha scritto Alpgei, um, quindi questo non è, insomma, cioè mostra una scarsa dimestichezza con, uh, con la lingua. E tra parentesi quel Pnei, quindi quello, quella parola che c'è a sinistra del tratto rosso verticale sulla sinistra, è un plurale che significa volto. Uh, quindi quando in ebraico si dice il volto di qualcuno si usa un termine plurale, uh, però senza ovviamente sottintendere che quella persona abbia più facce. Quindi questo già anticipo ciò che dirò dopo, che se una parola ebraica ha una forma plurale non è detto che indichi per forza una pluralità di, di oggetti. Ma soprattutto l'errore che secondo me è più grave è quello che ho messo al punto 4 in cui il termine Bereshit, cioè quindi il nome ebraico del libro della Genesi è stato scritto male, manca una lettera. Scusa, giusto sì. per capire la portata di questa cosa, è il nome della Genesi. Sì. Praticamente come termine più comune da usare per lui, penso che ci sia giusto Bibbia. Sì, in effetti è un termine che... Uno dovrebbe saper scrivere bene, insomma. uno che, che ha tradotto la Bibbia per, uh, per così tanto tempo, insomma, dovrebbe conoscere a menadito. Eh, eh, tra l'altro fa... sono 5 lettere, una su 5 sì. è il 20%. <ride> Sì, eh, vabbè, uno può dire, vabbè, una svista può capitare, però stiamo parlando di un versetto, stiamo parlando di un eh, comunque del nome di un libro biblico. E poi anticipo qui ehm, ciò che dirò ehm, più avanti. Allora, vedete quei due segni nella figura in basso a destra, quella specie di mezzaluna rovesciata e quelle onde? Allora, secondo Biglino, quelle lì sarebbero due segni sumeri che si pronuncerebbero Ru e A. E che quindi indicherebbero quello che secondo lui è inequivocabilmente un oggetto volante. Problema che è stato dimostrato che quei due segni non sono sumeri ma sono fenici e non si pronunciano ru, quello di sopra non si pronuncia Ru, c'è cioè un segno sumero che somiglia a quello ma si pronuncia Shagan, e la cosa, secondo me, da rimarcare è che questa cosa gli era già stata fatta notare anni fa, quando ancora il suo sito ufficiale si chiamava. Bibbia-alieni.it oppure alieni-bibbia.it eh, quindi gli fu fatta notare questa cosa qui da Francesco Pastore, autore del blog, Guardo, Penso e Dico. però Bigino o, o chi per lui, comunque quella conversazione sparì, fu cancellata, e adesso rivediamo, riproposto questa cosa che sappiamo essere sbagliata, sappiamo non aver nulla a che fare con Ruach, essere riproposta per suggerire a livello proprio di immagine. In questa assonanza e poi nella cosa che ha scritto in basso a sinistra quando dice um, la polisemia della lingua ebraica ci aiuta a comprendere come in vari passi biblici ora intanto vabbè, um, continuo uh, analizzati e tradotti letteralmente nei libri citati in calcio il ruach sia descri descritto inequivocabilmente come un oggetto volante allora io dal ruach non ho mai trovato nessuna descrizione fisica cioè, tutte le volte che questo Ruach appare è ovviamente in base al contesto o il vento o lo spirito. E quando viene detto che un Ruach prese il profeta o il personaggio di turno e lo portò con sé, non è descritto come un oggetto volante, è, un, è semplicemente interpretabile come vento. E se mi si dovesse obiettare che il vento non porta via le persone la questione è sempre quella e chi dice che siano fatti, accaduti davvero non potevano aver scritto semplicemente una storia in cui uno viene preso via dal vento come per esempio nella canzone nel blu dipinto di blu uh, che vogliamo fare uh, quindi quando nel, negli altri video ho detto che il fare finta che quello che c'è scritto nella Bibbia sia vero non è un metodo valido perché se lo, se lo applichi a qualsiasi altro testo produce um, risultati assurdi l'ho detto proprio per questo motivo perché un metodo o funziona sempre o non funziona mai se su alcuni testi funziona e su altri no non è un metodo io poi ho un'altra questione che sì. vorrei chiederti uh, quel termine inequivocabilmente sì. ora normalmente um, quando si si parla di una qualsiasi lingua tu mi insegni eh, parliamo di termini che possono avere più significati possibili certo E insomma nella mia esperienza quando si parla in uh, quello che viene chiamato linguaggio naturale cioè il modo di parlare tra persona e persona nei linguaggi che usiamo normalmente questo problema delle... che ogni parola ha più significati possibili causa ambiguità, causa equivoci in effetti e, come, secondo te come sarebbe difendibile questa inequivocabilità? Eh, no, non lo è, anche perché eh, ti dirò di più. Um, cioè, in alcuni casi potrebbe essere difendibile se uh, veramente fosse descritto in questo caso inequivocabilmente come un oggetto volante, cioè, se fosse descritto i termini in ebraico, anche in quello antico, c'erano tutti. Uh, per dire qualcosa fatta di ferro, fatta di metallo, c'erano i termini per metallo, c'erano i termini per il ferro, perché non li hanno usati? Uh, quindi io tutta questa inequivocabilità non ce la vedo, ma soprattutto, come vedremo negli altri termini, se uno nel momento in cui autorizzi che una parola possa significare sia vento, e spirito e sia disco volante, cioè se dici che l'ebraico è così polisemico Dopo, non hai più il diritto di uh, dire che quel termine ebraico significa solo quello e basta. Quindi, l'altra critica che io ho già mosso più di un anno fa, un anno e mezzo fa, è proprio quest'uso della polisemia solo quando conviene. A questo, finora, tutti quelli che sono venuti ad attaccarmi, a insultarmi, a dire che non ho capito niente, che non ho dimostrato niente, casualmente, a questo non ha mai risposto nessuno, perché è una, è una posizione imbarazzante quello di dover dire allora dove conviene l'ebraico è polisemico ed è polisemico giusto nei significati che fanno comodo all'ideologia paleoastronautica invece quando non conviene l'ebraico diventa estremamente rigido ma non, sto, non anticipo andiamo ok procediamo ora um, a questo punto per quanto riguarda gli errori di questa pagina, in realtà nel video che eh, verrà rivelato alla fine di questo, eh, diciamo che c'è una sorpresa perché abbiamo trovato qualcun altro che invece Bereshit è riuscito a scriverlo per bene. Vedremo poi eh, a sorpresa di esattamente chi si tratta. Hai, um... trovato, hai trovato il merito <ride> tu, non so come <ride> abbia fatto senza sapere le questo è un mistero, però vabbè. Quando si tratta di trovare roba su internet, eh, nella capo, diciamo così. Um, comunque, c'è yeah. anche un'altra immagine, con un altro certo. collage che abbiamo da commentare. E questo cioè... addirittura ha ancora più errori. Sì, eh, ripeto, anche qui alcuni sono più o meno. Cioè, sono poco gravi. Per esempio, ha saltato al punto 1, ha saltato il nome a Ronne che l'ha scritto poi a sinistra, che in corrispondenza di quel personaggio che. Poi vabbè, anche qui parole attaccate, ma non fa niente, però al punto 3 già ha scritto una TAV invece di una HE, quindi e, e quello, quella lettera in quel caso rappresenta l'articolo. E, e poi vabbè, a parte la forma di alcune lettere, che vabbè, però questo non è, non è molto grave. Eh, il punto 4 è più grave perché Nire, quando apparve o fu visto, ha saltato una lettera che fa parte della radice del verbo, quindi non è, non è un, una vocale o, una, un qualcosa che, o qualcosa che si possa mh, trascurare. Poi il resto della parola l'ha scritta attaccata. Eh, e poi, vabbè, al punto 6 ha scritto una lettera che sembra un'altra, quando poi sarebbe bastato un tratto verticale, invece, così. Cioè, non, adesso quello che voglio dire non è per fare il pignolo, però uno che ha veramente una dimestichezza con l'ebraico non, non fa questo tipo di errori di scrivere una lettera per un'altra, ma soprattutto l'errore più grave è che anche qui ha sbagliato a scrivere il nome di un libro biblico, in questo caso Esodo, in ebraico Shemot, che letteralmente vuol dire nomi, eh, quindi è un plurale, una, una forma plurale, eh, con una Bab e con una. Uh, tav, eh, però anche qui ha sbagliato, quindi anche qui aver sbagliato sia Genesi e sia Esodo, è una svista può capitare, capita a tutti, però insomma su, su due versetti fare questi errori, tra cui anche i, i nomi dei, dei libri biblici, insomma a me sembra... Uh, vabbè, comunque nessun altro è perfetto, voglio... Io voglio sottolineare due cose a questo punto. Sì. La numero uno è che per il momento di nomi di libri biblici scritti a mano da lui in persona, due ne abbiamo visti sul suo Instagram e due sono sbagliati. La seconda è che stiamo parlando ora al di là anche del fatto che alcune sono minuzie, siamo d'accordo? Ma un professionista, le minuzze, non se le fa sfuggire, mi risulta. E qui parliamo di una decina di errori in veramente due o tre righe. Non mi sembra una cosa da poco. Eh, guarda, eh, non so che dirti, perché poi mi dicono tutti: eh, ma lui ha lavorato per le San Paolo. Sì, ma ha fatto traduzioni interlineari, poi nella prefazione c'è scritto. Um, che comunque sulle sue traduzioni interlineari si è dovuto lavorare di Lima, eh, quindi qualunque cosa voglia dire. E diciamo Però... che anche di questo ci sarà un piccolo spezzoncino in quel video che continuo a riferire, ma adesso passiamo a un'altra questione che vorrei uh, sentirti commentare. Sì. Specificamente parlando poi di metodo sì. uh, di Giorgio. Uh, Biglino ha... a un certo punto ha detto queste cose. Uh, allora, vorrei far secondo... sentire un secondo il video. Allora aspetta, se, se, vuoi, se mi dai un attimo di tempo, um, spengo il microfono e lo ascolto in contemporanea così commentiamo. Va benissimo. Eh, ok, un secondo. Pronti? 3, 2, 1, via. Ci ha detto, ci chiedono delle prove. Alessandro ci ha detto, fanno delle affermazioni che sono delle truffe. Ma questi signori, che ci chiedono delle prove perché ufficialmente si pongono dalla parte della scienza, non si ricordano che la scienza procede prima per ipotesi e poi per sperimentazione? Cioè, prima si fa una ipotesi e poi la si sottopone a esperimento. Dico ben... Ok, quindi um, secondo lui il modo giusto di procedere è prima si fa l'ipotesi, poi si procede all'esperimento. Ora, tu, tu tra le altre cose, sei una persona che si occupa anche di storia. Sì, sì. nel tuo ambiente. È normale procedere in questa maniera oppure si procede diversamente? Beh, no, eh, tra l'altro ho fatto anche un video sul mio canale apposta su questo, ehm, che si chiama I metodi della ricerca storica, in cui faccio presente che eh, la storia è diversa, non è una scienza sperimentale, non puoi fare un esperimento, non puoi dire adesso rifaccio la seconda guerra mondiale per vedere eh, cosa succede. Quindi, ha un modo di impostare la ricerca totalmente diverso. Cioè, la, la storia si scrive proprio, detta proprio banalmente: prima raccogliendo tutte le evidenze che riesci a trovare di quel periodo storico di cui ti vuoi occupare, di quel fenomeno, di quell'area. Quell e dopo, quando avrai raccolto tutto quello che hai a disposizione, dopo ti fai un'idea di cosa possa essere successo. È un um, modo di procedere che è molto più simile al lavoro di un investigatore che arriva su una scena del crimine che non a quello di uno scienziato che fa un esperimento in laboratorio, cioè sono due modi di, di, di fare ricerche, sono totalmente diversi, quindi il paragone col bosone di Higgs o che Billino fa nel video o comunque con la fisica, e con la scienza sperimentale, eh, non, non c'entra assolutamente niente e soprattutto eh, la ricerca funziona che Uh, tu devi produrre risultati e poi li pubblichi non che pubblichi libri su libri per decenni su ipotesi senza aver mai portato nessuna prova perché lui stesso ha detto che non ha nessuna prova faccio solo, semplicemente presente che quando uno um, fa il dottorato quindi un dottorato di ricerca un percorso di ricerca di tre anni se tu al primo anno non hai portato nessun risultato rischi che ti venga tolta la borsa di studio la astronautica non dico solo Biglino, ma proprio la paleostronautica da quando esiste, in 60 anni, non ha portato una singola prova, sempre solo ipotesi, o le prove che ha portato sono mistificate o sono semplicemente interpretazioni. Ma un'interpretazione non è una prova, un'interpretazione significa al massimo che per la cultura che ha prodotto quel testo o quella immagine, c'era nella cultura c'era quell'idea. Ma da lì a dimostrare che... Uh, quella raffigurazione, quel testo parli di cose reali, richiede delle prove concrete che per sua stessa missione non ci sono. Ecco, io a questo volevo aggiungere giusto un dettaglio. Uh, ci sono anche discipline scientifiche nelle quali fare un esperimento è impossibile, come per esempio l'astronomia. Tu non è che puoi un attimo, un attimo far scoppiare una supernova per, di, per decidere di verificare la tua superia, teoria su cosa causa le supernove. Eh, diciamo che nei laboratori abbiamo ancora qualche difficoltà a metterci un, una quasar. Eh, quello che però si può fare è quello che viene chiamato un esperimento osservativo, cioè prendi la tua bella ipotesi e fai una previsione di cosa si osserverà se fai una certa osservazione. Eh, quindi per esempio mh, dico... Ok, uh, io in un certo quadrante di cielo di una certa galassia mi aspetto in media uh, circa 30 supernove per anno, per cui se uh, osserviamo quel pezzo di cielo per un mese dovremmo aspettarci un tre... 30 dodicesimi, um, quindi non so qui a fare la frazione, mm. um, di... di supernove da vedere. Se io quel pezzetto di cielo lo osservo per un mese e poi di supernove ne vedo 50 tutte in una volta, eh, lì la cosa dimostra che la mia teoria è sbagliata. Se il signor Biglino ha, pensa di avere una teoria effettivamente fatta secondo metodo scientifico, tutto quello che deve fare a questo punto sono delle previsioni di questo tipo, dirci dove sarebbero secondo lui questi mitologici Ganeden da trovare, si scava e lì si cerca, come, come è successo con eh, la città di Troia e quel tale che aveva deciso che doveva utilizzare come guida eh, l'Odissea per trovarla. Altra cosa, come posso dire, eh, nel momento in cui la previsione scientifica non la si riesce a fare, quantomeno si dovrebbe accomodare tutti i dati disponibili. Esatto. E di dati disponibili sulla storia dell'umanità a questo punto ne abbiamo tantini, tra cui il fatto che non è esistito un regno unitario di Israele come descritto dall'Antico Testamento, come il fatto che non c'è stato un esodo dall'antico Egitto, come il fatto che tutti le popolazioni umane provengono originalmente eh, dal centro dell'Africa e non da vari punti sparsi per il globo, come sarebbe stato necessario invece se per caso eh, ci fossero queste specie di Ganeden a produrre umani moderni in punti particolari in maniera indipendente l'uno dall'altro. Abbiamo molti dati in materia e sono contrastanti con le sue ipotesi. Sì, decisamente. E quindi una ricerca con un procedere assolutamente scientifico eh, richiederebbe un progetto di ricerca. Quindi io ho questo progetto, voglio ehm, e spiego come faccio, a, come intendo trovare le prove. Finora non, non ho visto nulla del genere. Quindi lui mh, può credere quello che vuole, può mh, dire che il suo procedere è assolutamente scientifico, è liberissimo di farlo, però la patente di scientificità non è, uno non se la fibbia da solo, l'importante è comportarsi in modo scientifico, puoi anche non dirlo, uh, l'importante è che, lo, um, che uno lo faccia. Mentre parlavamo um, ho esposto questa slide, così se uno vuole può mettere in fermo immagine, perché quello, queste sono le mie tesi, quindi se qualcuno dovesse accusarmi poi di... Di, di cose che non penso, che non credo, questo è quello che credo e quello che sostengo. Perché più delle volte sono arrivate obiezioni su cose che io non ho mai sostenuto. Tra l'altro, c'è anche a disposizione il tuo ricchissimo blog. Che mm -hmm. per qualunque dubbio specifico, io invito uh, chi ci segue ad andare a guardare. Il tuo blog, ricordiamolo, è Cuscito Ergo Sum. C'è il blog, una pagina Facebook, canale Telegram. Uh... Tutto con lo stesso nome, tutto Cuscito Ergo Sum. In particolare sul tuo blog c'è una ricchissima sezione FAQ, sì. cioè domande chieste di frequente, um, in cui sono già Uh, disponibili risposte a diciamo tutte le domande più tipiche uh, esatto. tipo per esempio perché non fare una diretta insieme a Biglino credo che ce l'abbiano chiesto solo nella chat soltanto stasera almeno 4 o 5 volte vuoi rispondere tu a questo giro allora sì ehm, allora da quello che ho visto lui ha sempre ehm, accettato quando ha potuto parlare senza contraddittorio perché uh, ho, ho visto Mr. Marra che gli ha chiesto di poter um, uh, partecipare, gli è stato detto di no, ma perché Mr. Marra del Cerbero Podcast uh, aveva espresso in modo molto pacato uh, delle obiezioni, però in modo appunto pacato, quindi si era espresso in modo scettico, quindi per, con lui non si è dimostrato disponibile. E però poi dopo è apparso e continua ad apparire presso altri canali dove però non ha il contraddittorio. E quella famosa conferenza con i teologi ho risposto anche a quello. Eh, ho nel blog ho riportato le domande che sono state poste in quella conferenza e nessuna di quelle domande entra nel merito delle teorie di Biglino. Erano domande preconfezionate che riguardavano in genere eh, come si, come si mh, interpreta la Bibbia, eh, ma poi vedremo insomma. Quindi sono, secondo me, non, non ha nessun interesse a, a confrontarsi, anche perché eh, non può dire che io che difenda qualche fede o, o altro, quindi non può giocare con la carta, perché lui ha, finora ha sempre impostato tutta la sua retorica eh, come se... Ehm, ci fosse solo l'interpretazione teologica o quella paleostronautica, come se non ci fossero vie di mezzo, ma in realtà uh, gli studi storico-critici, come ho scritto in, slide, in questa slide, esistono già da due secoli, quindi un approccio e uno studio non teologico della Bibbia è fatto da gente che quantomeno sa scrivere Genesi ed Esodo. Quindi... Um, <coughs> Tra l'altro, io ci tengo a ricordarlo per l'ennesima volta. Un invito a confrontarsi con te. Il bigliino l'ha ricevuto, l'ha ricevuto sul canale dell'amico uh, Luca di Wannabe Buddha e è ancora valido. Mi risulta, non è mai stato ritirato, anzi, è stato rinnovato di recente in una diretta dove c'era proprio Luca um, in un podcast che, se ricordo bene, era il, un canale di misteri. Non ricordo bene: Misteri channel Misteri, misteri. channel esattamente. Quindi sì all'improvviso Biglino dovesse decidere di aprirsi effettivamente a un confronto, è il benvenuto sul canale di Luca o se per qualche motivo è pregiudizialmente contro quel canale lì, penso che non abbiamo difficoltà a trovare piattaforme terze, c'è Arena Flame Forum che potrebbe essere una soluzione io ho ospitato, sono riuscito a fare la live con il cattolico Febi senza tirare una sola bestemmia penso posso gestire anche Biglino insomma non ci sono blocchi da parte nostra assolutamente però secondo me non accetterà mai perché um il modo di, di eh, comportarsi non solo anche della astronautica in genere, ehm, io lo paragono molto più a, a del marketing vero e proprio che non a della scienza, quindi perché dovrei eh, confrontarmi con, ehm, con uno che ha tutt'altre intenzioni, come quello che voglio dimostrare in questa live è che appunto quello che fa lui nonostante lui dica il contrario non ha nulla di scientifico. Ecco, a questo punto, scusa sì. l'interruzione, io ti volevo chiedere, parlando di queste metodologie e interpretazioni a confronto, sì. di farci un attimo il panorama generale di quello che c'è a disposizione, sì. Allora, ehm, storicamente, vabbè, si sa, la prima, in ordine di tempo è stato un approccio teologico, no? Perché la Bibbia è comunque stata sin da subito che ne dica Biglino interpretato come qualcosa di, eh, di sacro appunto è sempre stato ritenuto sacro eh, però da con l'arrivo dell'età moderna e quindi quando l'uomo ha cominciato a quando, quando in Europa è nata la filologia quindi lo studio dei testi in eh, a partire dalla lingua, a partire dal contesto, sono caduti diversi miti. Cito la donazione di Costantino, che penso conoscerai, no? Quel falso. Tanto lo... cara alla Chiesa. Esatto. Quindi, eh, fu, eh, quindi la filologia smontò quello. La filologia smontò la teoria del fatto che il corpus hermeticum eh, la teoria dell'antichità del corpus hermeticum, quindi questo corpus di mh, testi ermetici scritti in greco che secondo la tradizione eh, risalirebbero all'età di Mosè, quindi Ermete Trismegisto, l'autore sarebbe stato un contemporaneo di Mosè, ma la filologia mostrò che in realtà erano di età ellenistica, quindi di più di un millennio più recenti la filologia ha cominciato a ovviamente studiare anche la bibbia quindi stiamo parlando di una disciplina neutra non ideologica e, e quindi ha cominciato a soprattutto in, in ambiente protestante uh, è nato questo approccio critico filologico alla bibbia e sottolineo critico quindi Stato, si sono, state, sono state individuate diverse fonti che compongono la Genesi, questo spiega perché a volte il diluvio o, o la creazione del, dell'uomo è, è ripetuto due volte perché è la, la cucitura, il risultato della cucitura di almeno due fonti diverse, ma sono anche di più. e Sono cose che si sanno già dal 1800 a questa parte. E, e poi nel 1900 è nata la palia astronautica che si pone come alternativa alla teologia, però ignora in entrambi i sensi o che non conosce o che fa finta che non esistano gli studi filologici. Perché? Perché gli studi filologici smontano anche la paleostronautica, mostrano che la paleostronautica è un'interpretazione allo stesso livello di quella teologica, in un certo senso, nonostante quella teologica sia più antica. Però se da un lato... Uh, è vero che i padri della Chiesa hanno interpretato secondo le loro categorie di pensiero un testo che era estraneo alla loro cultura, un testo ebraico, lo stesso fanno i pali astronautici. Cioè, un, da un lato, è vero che il Dio, come insegnato nella teologia uh, o descritto nella teologia, uh, è il Dio molto più simile al Dio dei greci, soprattutto quello neoplatonico, ma è altrettanto vero. Che, uh, lo stesso stanno facendo gli autori di Paleoastronautica eh, non solo Biglino. Eh, quindi, eh, quello che voglio. Quindi, è come se eh. fondamentalmente filtrassero attraverso le loro categorie mentali eh, quello che è il testo invece di rifarsi alle categorie mentali che c'erano tra gli autori del testo. Esattamente, esattamente, capisco. Ora. Um, Scusa un'interruzione, grazie tantissimo a Matteo Sanelli per uh, la donazione. Io ricordo che tutte le donazioni ricevute dal canale verranno girate integralmente a entità caritative. Per questa sera avremo come uh, destinatario. Matteo di... Sanelli ci illumina ecco con 5 euro. Saluta tutta asterisco cuore rosso. Uh, dicevo, le donazioni in questo caso verranno girate all'associazione Rete L'Abuso per le vittime della pedofilia clericale in Italia. Prego, continua. Allora, sì, quindi, um, quindi sì, esistono uh, quella teologica, eh, poi esiste quella paleastronautica che si pone come unica alternativa, almeno per quello che ho visto e quello che abbiamo visto anche nei commenti uh, anche ieri, no, eh, anche oggi su Facebook che tutti dicono ah ma allora stai difendendo la chiesa se attacchi la paleostronautica no io sto solo dicendo che la paleostronautica è un'interpretazione che fa violenza al testo praticamente come Biglino dice che per far sì che la Bibbia parli di Dio bisogna far dire cose che la Bibbia non dice io dico è esattamente la stessa cosa anche per la paleostronautica per far sì che la Bibbia parli di alieni bisogna infilarli a forza come eh, mostrerò quindi la paleostronautica non è una lettura letterale, non deriva da una lettura letterale, ma è una lettura ideologica che condiziona anche il modo di tradurre ed interpretare i termini. Um, se stai cambiando slide, ti avviso che io vedo soltanto oh, Elohim. Eh? Sì. Oh, intanto grazie anche Conchilai. a Conchilai. Ci illumina con 10 euro. Grazie mille, Conchilai. Uh, dicevi. Sì, basta, ho, ho concluso. poi ah, okay. possiamo passare. A questo punto direi passiamo proprio alla parola Elohim, che è il centro di diciamo tante discussioni e uh, sulla quale tanto è stato detto anche in particolare proprio da Biglino. Ciao. Che cosa ci puoi dire al riguardo? Allora, cosa ti posso dire? Che uh, intanto Biglino sostiene che uh, è una parola sempre plurale. Che indica sempre una pluralità di individui in carne e ossa, e che il significato di Dio, secondo lui, o di divinità singolare, sarebbe stato aggiunto da dei santomatici teologi per imporre il monoteismo al fine di controllare la popolazione. Allora, intanto, non mi è chiaro come in, inserire a forza il monoteismo possa aiutare a controllare meglio le persone. Questi alieni presunti alieni, se veramente esistessero, farebbero prima a rivelarsi e a comandarci tramite dei mezzi coercitivi. Non vedo perché fare tutto questo. E comunque adesso Beh, magari più mondanamente potrebbe essere stato, essere stato un clero umano: a introdurre a forza un monoteismo per controllare le persone. Certo, bisognerebbe spiegare il vantaggio tattico rispetto eh. al politeismo, però. Infatti, infatti eh, poi vedremo che quindi non solo secondo me questa teoria non ha, non ha senso, ma poi no, non, è, non solo non, ha, non è basata su prove perché lui non ha mostrato eh, veramente con prove che ci sia stato qualcuno che abbia fatto qualcosa del genere, ma soprattutto ci sono prove del contrario. Ah, ecco, sì, questo era il riassunto che ne fa Biglino, quindi eh, per lui è sempre un plurale, questo è uno screenshot preso dal suo sito, dal sito della Un Editori. Eh, mi sa che dobbiamo ricaricare il PDF. Però perché continuo a vedere soltanto la parola Elohim. Ah, cavolo! Allora aspetta. È vero? Allora si è. Um... Mi sa che si è un po' bloccato sì. il sistema di slide. E ah. mentre provi a recuperarlo tu, provo io a metterlo dal lato mio. Dovrei avere ancora il pdf Beh, che mi hai passato. È quello vecchio, aspetta che ti mando quello nuovo. Ah, ok. Allora, delle difficoltà tecniche. Adesso vedi sempre lo IM, sì. Allora. Uh... E il bello della diretta. Mm. Nel frattempo, uh, vediamo un po' se in chat ci sono delle domande a cui posso magari rispondere. Ehm um, Ah, approfitto anche per ricordare che se digitate punto esclamativo comandi ci saranno alcune gif divertenti che potete uh, far caricare sullo schermo oppure addirittura uh, un paio di audio in particolare il comando punto esclamativo domanda è un buon modo per farci una domanda in modo che ce ne accorgiamo ok uh, allora mi vedi? sì se ora vedi... è tornato ah. il pdf perfetto okay, allora Adesso? Ci sì, siamo tempo. ancora? Ok, perfetto. Allora, quindi lui sostiene che sarebbe un plurale, in realtà uh, ripeto, lui lo fa senza portare nessuna prova. Uh, invece c'è Joel Burnett che nel suo Reassessment of Biblical Elohim in uno studio pluriennale sistematico su divers diverse lingue semitiche, quindi non solo l'ebraico, ma anche l'accadico, il fenicio e altre, effettuato su centinaia di testi, quasi tutti scritti diversi secoli prima della Bibbia, quindi siamo in un ambiente totalmente politeista e ha mostrato che l'uso del, soprattutto in un'area ben definita, quella proprio vicino all'attuale Israele, eh, l'uso di un plurale per indicare una singola divinità era largamente attestato. Ripeto, stiamo parlando di ambienti politeisti che per ancora un millennio saranno politeisti, quindi, non, quindi già questo dovrebbe mh, Uh, contrasta Ma, quello che dice, tra l'altro, se ho capito bene il sì. periodo di tempo a cui ti stai riferendo, è anche un periodo di tempo nel quale non c'era una Casta sacerdotale, un, un gruppo di non, controllo non, religioso, diciamo così, uh, in grado di manipolare le persone che scrivono queste cose, giusto? Non nell'ebraismo. Cioè, uh, prima del, del primo millennio, avanti, era volgare avanti Cristo. Non c'era un tempio quindi non, in Israele, non c'era un tempio a Gerusalemme quindi non, stiamo parlando dell'epoca in, in cui sono stati composti questi testi è molto, molto, molto anteriore alla costruzione del tempio di Gerusalemme e sono nati, ripeto, in un ambiente totalmente politeista e quindi um, mostro brevemente le slide. Senza leggerle tutte, ho messo la traduzione dei punti rilevanti e quindi nota che l'equivalente fenicio, um, un plurale, è, è usato come, una, come uso al singolare, è largamente attestato. Quindi, la, vediamo sotto nella cosa che nel brano che ho segnato in rosso sotto uh, la distribuzione geografica dell'uso e la sua esatta corrispondenza sia con l'ebraico lohim e eh, col fenicio. Uh, Aleph Lamed Mem uh, lascia poco spazio al dubbio. Che nella tarda del taro 12. Oh, scusa, c'è stata un'altra donazione a Mattino Basso, okay. ci illumina con 5 singol eh, come singolare Grazie a rete l'abuso. È quello una, che è fa. una scusa, espressione: ancora, come... fa un asterisco. Lo sì. va, asterisco. Ano. Uh, scusa, stavi venendo coperto dalla lettura automatica del suo messaggio. Che era peraltro, grazie a rete l'abuso per quello che fa. E beep al va vati beep <ride> ok prego. Allora. continua sì no niente quindi io magari faccio scorrere non rapidissimamente però così se vuole qualcuno si recupera ah, beh, tra l'altro c'è Henry91 che ti fa una domanda un po' tecnica filologicamente sì. la parola Elohim deriverebbe carico dalla dalla Ilu, dio divinità se non ricordo male, punto di domanda Eh a questo c'è un uh, in chat. Spero che è, è anatum, Ne sa più di me. Sulla sull'Accadico. Uh, c'è qualcuno in chat che ne sa più di me. Sull'Accadico. Eh, tra l'altro. Comunque vedo che sulle tue mh, slide c'è proprio segnata quella parola eh, in questo momento e c'è scritto esatto. Ilano. Il plurale di Iu esatto, quindi esatto, sì. l'equivalente di Elohim. Sì, sì, sì. Eh, però no, eh, l'equivalente. Non sono sicuro se derivi o no perché uh, in ebraico c'è El e c'è Eloah, e Elohim è il plurale di Eloah, quindi um, non so se, se um, derivi da, dalla, da quel termine accadico in particolare, ecco perché non mi sono voluto sbilanciare, uh, però è comunque un equivalente, quindi uh, il singolare Ilanu, Ilanu è il plurale del, um, di Ilu, eh, nel brano sopra c'è scritto che Adamarna eh, riflette un, um, un uso cananita, quindi un uso plurale per riferito uh, a una divinità singolare, è attestato anche nelle lettere di Amarna, che è una serie di corrispondenza proprio di, di lettere su, um, scritte in, uh, in alfabeto cuneiforme che si scambiavano tra uh, l'Egitto e, e Babilonia, insomma, la Mesopotamia. Io ci tengo a far notare quanto prudenti sono gli storici seri nel cercare di tirare conclusioni. A meno che non ci siano evidenze molto forti, far sbilanciare il nostro cuscito è praticamente impossibile. È motivo per cui affermazioni, come vedremo, insomma, altisonanti, mi sanno più di slogan di marketing che, che di affermazioni scientifiche. Di... Uh, vedremo che. vabbè, poi, poi non anticipo niente, andiamo, andiamo avanti. Uh, il, quindi, anche qui, ancora una volta, il termine cananeo che si riflette nel singolare della tarda età del bronzo, ilano, con il suo riflesso ebraico, è un esempio di plurale astratto concretizzato, una categoria ben rappresentata nell'ebraico biblico che significa divinità, niente di più e niente di meno. Quindi, per non tediare ancora il pubblico, ci sono ulteriori prove. Il libro è di quanto saranno, 200, no, 150 pagine, senza contare l'apparato di note, eccetera, eccetera. 150 pagine di prove. Quindi queste ehm, cose che ha scritto lui, che io sto solo citando brevemente, sono il risultato di uno studio pluriennale basato sulle evidenze, quindi sono conclusioni basate su evidenze. Eh, L'affermazione di una eventuale introduzione di un singolare per introdurre a forza il politeismo eh, no, invece no. non ha nessuna evidenza anche qui risulta dal ecco qui c'è Baitilani quindi sì mi sentirei di dire sulla base di, di quanto scrive lo studioso mi sentirei di rispondere di sì alla domanda di prima perché qui lo mette in, in, in relazione anche con Sumero però spero insomma, ci sia ancora Iannatum se, se ho sbagliato, insomma, mi farebbe piacere avere qualche correzione. Ecco, io a questo punto volevo anche ricordare una cosa che mi è rimasta impressa quando mi hai spiegato la cosa. C'era addirittura tra queste vagonate di prove che una persona si è messa lì raccogliendo ogni singola possibile iscrizione, anche solo lontanamente relativa a questo termine, Elohim, Uh, dicevo, tra queste vagonate di iscrizioni ce n'era una che veniva da una statua. Sì, allora adesso te la ritrovo. Uh, ecco qua, nel primo brano in rosso, quindi uh, parla di una statua, uh, parla di una statua uh, di una divinità, però c'è il termine al plurale, quindi è evidente che si sta parlando di una divinità. Però è un uso plurale, quindi tutta la teoria è proprio la teoria del, di un'eventuale imposizione forzata cade. Cioè non, è possibile che nessuno si sia accorto del, dell'errore. Tra l'altro, anche la Bibbia stessa, eh, che, che dica Biglino, che, lui sostiene che la Bibbia sarebbe stata tenuta nascosta oppure avrebbero letto solo uh, i passi scomodi, in realtà no in un libro, che, un libro di testo del primo anno di università mh, si legge che in realtà la Bibbia era letta tutta o nell'arco di un anno o nell'arco di tre anni a seconda del se si trovasse a, nel rito babilonese o nel rito uh, nell'attuale terra di Israele ehm, però la Bibbia veniva letta tutta Uh, la Bibbia o l'Antico Testamento? Scusami, giusto per capire? Sì, Stiamo parlando di Bibbia ebraica, quindi ah, okay. sì, era veniva letta tutta quindi se fosse stato un qualcosa di sgrammaticato, se ne sarebbero accorti subito tutti. L'unico che ci trova qualcosa di strano è uno che non ha mostrato molta dimestichezza con l'ebraico e che sostiene che nessuno significhi, nessuno sa cosa significhi lo him, ma in realtà si sa. Forse l'etimologia è incerta, appunto, però un conto è l'etimologia, un conto è il significato. Cioè, se tutte le volte che si parla di El Elohim, eh, anche non solo nell'ebraico, ma in lingue simili, c'è una statua di una divinità che poi è detta, non so, magari far piovere, oppure responsabile della fertilità, o responsabile della morte o della guerra, cioè. Non vedo dove sia la difficoltà nel pensare che chi ha fatto quelle cose credeva in quelle cose lì, ma da lì ad assumere che siano fatti veri è una, è una posizione ideologica che non condivido, rispetto non condivido, però non si venga a dire che è scienza, perché la scienza è tutt'altra cosa. Quindi l'etimologia, dicevo, è diversa dal significato, perché anche noi del termine ammiraglio l'etimologia è incerta, però quando uno dice ammiraglio noi sappiamo benissimo veramente inequivocabilmente a cosa si riferisca quel termine. Tra l'altro io ci tengo a precisare, incerta in questo caso non significa che nessuno ha la minima idea di da dove sia piovuto questo termine, al contrario abbiamo troppe idee, troppe idee tutte in concorrenza e non abbiamo modo di decidere se una di queste è davvero quella giusta. Sì, può, può anche succedere quello, sì, comunque incertezza vuol dire mancanza di evidenza. Ecco. Ok, um, a questo punto io ti voglio proporre un altro, um, come posso dire, un'altra questione, se hai finito con... No, eh, non ho il... finito... Ah, allora vai, prego. Allora, poi siccome Bellini sostiene che anche il concetto di trascendenza sarebbe stato aggiunto a forza e che non ci sarebbe nella Bibbia o nella cultura ebraica, io rispondo con il primo libro di Samuele, capitolo 28, versetto 13. In tutto il capitolo 28 intanto si parla della morte del uh, profeta Samuele, che viene quindi anche pianto da tutta la nazione, quindi nel racconto è decisamente morto. E si dice che il re Saul andò da una necromante per evocare lo spirito di Samuele, per chiedergli consiglio. Quindi questa non è una di quelle situazioni da serie tv dove sì, il tizio è sparito, magari gli hanno fatto anche il funerale, ma il corpo non è mai stato ritrovato e poi ritorna all'improvviso. no, Questo è, è morto, morto, morto. Era uno dei punti centrali della trama a questo punto. Sì, eh, di, okay. di, diciamo, sì mettiamola così, sì. E, e c'è scritto nel primo versetto che ho sottolineato. Beh, uh, allora va. Aspetta, non leggo bene, va a Isha Elohim Raiti olim min hares, cioè ho visto un Elohim salire dalla terra e sotto nel versetto sotto è seppe Saul vaiada Shaul vaieda Shaul chi e quindi di, um, Saul seppe che quello era Samuele, quindi Saul non lo vede, quindi si sta parlando chiaramente di una di una seduta spiritica lei è descritta come una negromante e per indicare intanto c'è quindi lo spirito che sale dalla terra e che solo lei vede questo spirito tra l'altro è chiamato Elohim e quindi in un colpo solo abbiamo negato il fatto che nella Bibbia non, non vi sarebbe traccia di trascendenza e abbiamo anche negato il fatto che Elohim non abbia significati spirituali e soprattutto Elohim nonostante sia in plurale è riferito solo a, allo spirito di Samuele quindi solo a un essere singolare e qui poi abbiamo un esempio tratto da uno screenshot preso da un video di Biglino in cui lui stesso ha evidenziato un passo in cui praticamente un passo che gli dà torto perché le parole che ho cercato che ho cerchiato sono Kamosh Elohecha cioè Kamosh eh, il tuo Elohim cioè la tua divinità quindi Kamosh è ovviamente una um, divinità singolare, però viene usato il termine plurale, la, la letterina, quella più piccola che, um, che ho segnato con la freccia, è un marcatore del plurale, è caduta la mem, ma questo si sa, succede, è un fenomeno comunissimo nell'ebraico, quando c'è un plurale, eh, in quello che si chiama stato costrutto in termini tecnici, la mem finale cade, la lettera in blu, eh, si aggiunge il suffisso per dire tuo, mio, eccetera, eccetera. Eh, quindi, allora ci sono più divinità nella Bibbia? Sono più oh, esseri parolosi? Oh, scusa, più... abbiamo un'altra donazione? Ok. Trinitata a trattino basso taci illumina con 5 euro. Non bere SH asterisco ti mi sembra un buon consiglio sorriso con goccia di sudore saluto vulcaniano grazie ancora Trinità per uh, a questo punto la doppia donazione mm -hmm. penso che saranno contenti quelli di Rete Labuso di uh, riceverne così tante uh, a, a questo punto è stata l'insieme uh, di donazioni già più generoso che abbiamo avuto fino ad adesso comunque prego Bene. Giuseppe continua allora quindi, allora quindi la Bibbia parla di più divinità? sì e no <coughs> perché la Bibbia essendo stata scritta nell'arco di secoli e nell'arco di questi secoli sono cambiate tantissimo le condizioni sociali eh, politiche, c'è stata un de una deportazione in Babilonia prima degli assiri poi in Babilonia e quindi gran parte del popolo ebraico l'elite culturale era, si trovava in esilio, poi è rientrata quindi c'è stato uno sconvolgimento e quindi eh, la Bibbia presenta diversi modi di intendere la divinità, negli strati più arcaici, che noi sappiamo essere più arcaici grazie alla filologia e grazie agli studi eh, neutrali e obiettivi, negli strati più arcaici, dicevo, appare una religiosità eh, enoteista, cioè si riconosce l'esistenza di più divinità, ma si sceglie di adorarne solo una. E quindi il famoso passo del Deuteronomio in cui si dice che ogni popolo ha la, ha la sua divinità e poi c'è un Dio supremo, Uh, quello uh, risale a questa epoca qui però durante l'esilio e dopo l'esilio uh, il dio biblico non dice più non adorare gli altri dei ma comincia a dire esisto solo io eh, e gli altri sono solo statue inutili che significa? Quindi, che giusto era... per mettere in chiaro sì. tu ci stai dicendo che <ride> Non è vero che nella Bibbia, nell'ebraismo in particolare, eh, si sia sempre venerato soltanto un unico Dio come unico Dio esistente, ma che nei, nelle parti più antiche della Bibbia assolutamente abbiamo delle forme di um, riconoscimento dell'esistenza di più dei sì. e di um, anche venerazione in qualche caso di un Dio che non è Yahweh. Sto capendo bene? Nì, nel senso che um, sì, però, tranne l'ultima parte, perché comunque la Bibbia, essendo stata scritta molto probabilmente dalla classe sacerdotale che voleva autolegittimarsi e quindi legittimare il culto, diceva non dovete adorare le altre divinità straniere, ma dovete tributare il culto a, a noi, praticamente al, al Tempio. Ehm. Um, e quindi c'è tutta la retorica de, del Dio di Israele che sarebbe un Dio geloso, no, che non vuole che Israele si prostituisca con le altre divinità e questo appunto rispecchia la fase più arcaica, però la fase esilica e post esilica invece mostra che c'è un monoteismo puro, si ritiene che esista solo una divinità unica e eh, basta. Quindi... quindi comunque come traccia mi pare di capire abbiamo un popolo ebraico che ha scritto quel testo che... Precedentemente aveva questo che nel testo viene considerato tra virgolette un viziaccio, un qualcosa da non fare, cioè questa tendenza a venerare anche altre divinità. Sì, sì, ho oh, uh, capito. È, è una costante, e, credo che questa. E quindi. La, la... Ecco, questa la... è una slide importantissima, secondo me. Sì, Risponde sì. alla domanda: come sarebbe se. Elohim fosse scritto effettivamente per parlare di più di un Dio. spiegaci allora, un attimo. Allora, sarebbe, allora la, la frase in alto è Elohim Bara: eh, Dio creò. Se fosse stata al plura, plurale, eh, sarebbe stato A, quindi quella E, eh, che è quell'articolo che ha sbagliato a scrivere. Eh, quindi gli Elohim crearono. E a volte infatti nella Bibbia quando si parla di, um, uh, si parla di divinità straniere si usa l'espressione, il termine, i verbi al plurale. Uh, invece no, quando, cioè, quindi si capisce dal contesto se si sta parlando in, di una divinità in senso onorifico usando un plurale onorifico oppure di tante divinità. E la stragrande maggior, maggioranza delle volte... Uh, il termine usato al singolare, con i verbi al singolare. Tra l'altro, se ci fosse stata questa opera di manipolazione, noi non avremmo neanche i, i residui di politeismo. Cioè, loro stessi non ci hanno visto nulla di strano, chi ha scritto e chi ha copiato più volte il testo. Magari ci, ci sarà stato un episodio, forse uh, nel caso c'è una variante in Qumran, però gran parte del, delle volte non appare, è rimasto ancora quel brano del Deuteronomio è rimasto il famoso Santo, Salmo 82 quindi sono rimasti um, residui di politeismo di quella fase enoteista della Bibbia però se Elohim fosse sempre solo inequivocabilmente un in plurale sarebbe stato scritto sistematicamente uh, come ho scritto sotto quindi con le lettere aggiunte quindi con l'articolo all'inizio e poi con la vav alla fine che indica un, un verbo coniugato al plurale tra l'altro sì, Barà, possiamo discutere su Barà adesso, però non so se abbiamo tempo, quindi credo di... Eh, no, credo che sarebbe meglio a questo punto passare finalmente all'argomento successivo, che è una mm. questione, siamo d'accordo, è una questione assolutamente minore, parliamo della pronuncia. Mm -hmm. um, ora la domanda è, come si pronunciano queste parole ebraiche, per esempio io, se vedo questo, questa che sto guardando davanti a me, a me viene di pronunciarla alla francese leolam o qualcosa eh, del genere pozzo, in questo caso è giusto però ci sono, eh, si pronuncia leolam, però ah. eh, ci sono altri termini che sono vocalizzati in una certa maniera con due e, tipo sefer zelem, tevel su cui l'accento va sempre all'inizio No, scusa vuoi dire tevel? No, 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 intendo dire proprio Tevel. Adesso ti mostro una regola. Allora, eh, ho preso due grammatiche diverse. Quella in alto, mm -hmm. citata in alto a sinistra, in alto a sinistra, in questi eh, sostantivi che sono vocalizzati così, quindi non tutti, ma solo quelli che hanno questa vocale che si chiama Segol, che sono tre, tre puntini praticamente messi a triangolo rovesciato. La, uh, ho sottolineato uh, punto 2, la sillaba tonica è sempre la prima, cioè l'originale quindi melech, sefer, kodesh e poi se vedete in basso a sinistra dove c'è la freccia lì c'è scritto tevel e il segnetto indicato proprio dalla freccia quella specie di minore è l'accento quindi pronunciare tevel vuol dire non saper uh, riconoscere che, lì, che quello è un accento e e quando è... uno l'accento non lo mette eh, ma si sa, cioè comunque se ref, Sefer, cioè si sa che quando i termini sono vocalizzati così, eh, si pronunciano così. Ah, no, perché io in effetti avrei un, una piccola serie di spezzoni video che mi sono permesso di montare. Sì, allora, scusa un secondo, commento un attimo, vabbè se vuoi lo commento dopo, dai, vai, vai col video. Ok, praticamente i video sarebbero questi qui. Un secondo che li faccio partire. Lo leggiamo tevel, così si legge tevel. Lo leggiamo tevel, così si legge tevel. Il loro celem con lo celem, Il loro tselem. e lo con lo celem. Questo celem è lo celem degli Elohim, loro Zelem, con lo Zelem, lo Zelem e lo Zelem è lo Zelem degli Elohim. Lo leggiamo, Tevel. Ecco, ora di parole qui ce n'erano due, cioè Tevel, hai detto che si pronuncia, sto imparando bene, sì. e um, Zelem. Ora, Zelem io da, da bighino non potrei mai impararlo perché. L'ha pronunciato in tutte e due le maniere, quindi non so quale sia quella giusta, ma c'era anche quella sbagliata. Esatto. E eh, guarda, ehm, anche nel caso di Tevel, allora vedete la parola che ho cerchiato, che è Tevel, a sinistra, l'ultima parola a sinistra, quello è Tevel, perché è la coniugazione di un verbo. Però non si pronunciano alla stessa maniera, perché quello è un verbo e che deriva quindi quella forma tevel è una coniugazione, mentre tevel è un sostantivo vocalizzato in quella maniera con tanto di accento segnato sul dizionario, quindi su quello non ci si può sbagliare. Quindi eh, ripeto, è comunque il fatto che anticamente non si scrivessero le vocali non lascia dubbi perché anche in italiano se tu dici capito, capito o capito sono tre termini diversi, però dal contesto sai se si sta parlando di qualcosa che è capito o qualcosa che hai capito. Però vorrei sottolineare questa altra grammatica che ho citato a destra in basso: che gli accenti sono, come dice la grammatica, sono, specie per il principiante, un ostacolo da non sottovalutare. Quindi, sono errori da principianti. Secondo questa grammatica, e eh. noi Secondo non ci, ci permetteremmo mai no, di dire una cosa del genere, ci mancherebbe <ride> assolutamente. Va bene, um, ok, a questo punto. C siamo in addirittura d'arrivo, uh, occupiamoci yeah. rapidamente di questo altro termine che per me, continuo a dire, mi sembra francese, leolam, uh, yeah. dopodiché vorrei almeno una chiosa su uh, fare finta che e poi pa parlare almeno un minimo della questione del fatto che la lettura che fa Biglino ci sarebbero gli estremi per chiamarla ideologica e poi si passa a questo fantastico video. Dove um, finalmente riveleremo il livello esatto a cui Biglino riesce a scrivere l'ebraico con un termine di paragone di qualcuno che per l'appunto è riuscito a scrivere senza problemi Bereshit al primo tentativo, ma lo vedremo per l'appunto dopo. Uh, dicevamo, questo Leolam, che allora, cosa. Leo, allora, brevissimamente si dice che eh, vuol dire lunga durata, lungo tempo, ma non eternità e Infatti, qui ho dimenticato di cerchiarlo, di segnarlo, però sulla slide sulla destra, a pagina 304 in basso, c'è scritto non tradurre con eternità. E questo è il dizionario che ha usato Biglino. Eh, ma che dizionario è? È il dizionario di ebraico, eremico, biblici. Eh, leggo brevemente, velocissimamente sopra la, la parte cerchiata sopra, che è un uh, dizionario uh, specifico per far per gli studenti per far fronte alle difficoltà linguistiche che gli studenti incontravano quando consultavano con poca esperienza i grandi dizionari tedeschi e inglesi. E poi in basso questo dizionario non può che essere un'opera modesta necessariamente incompleta, quindi quello che dice che non va tradotto come eternità è un dizionario per studenti, per principianti che non ha la pretesa di sostituirsi ai grandi dizionari cosa dicono gli altri grandi dizionari? prendiamo il Kleins che è quello citato a destra che è un dizionario credo in 5 o 6 volumi addirittura dictionary of classical Hebrew che riporta tranquillamente eternity vediamo anche il dizionario di uh, Jastrow in basso a sinistra che riporta eternity a sinistra c'è scritto B.H. che significa biblical Hebrew quindi ebraico biblico significa eternità e vediamo sopra un dizionario monolingue, qua dovrete fidarvi della mia parola, eh, dice eh, la Nezach, quindi per l'eternità, che è un sinonimo, le Ad per sempre e Ad Sof col Adorot, quindi alla fine di tutte le generazioni. Al punto 2 le Tamid, quindi per sempre, le Meshech col Achaim, quindi eh, durante tutta la vita. E cosa significa Nezach, che era nella definizione? Eh, vediamo nella freccia più lunga, c'è scritto oreh yomim ad ein sof, quindi la durata dei giorni fino all'infinito, all letteralmente. Quindi cos'è? Esistenza, chium matmid, quindi esistenza perpetua, ALMAVET immortalità. E sotto come NEZACH quindi con un prefisso, con una preposizione davanti, mi dà come significato l'eolam. Quindi l'eolam e LA NEZACH sono sinonimi. Quindi vuol dire per l'eternità e quindi è questo ripeto un dizionario monolingue in cui non si può certo dire che vi sia un'influenza teologica e brevemente sulla um, pagina di wikipedia che ho mostrato a destra c'è scritto che Chayei Nezach uh, quindi vita eterna eh, dice che l'idea di vita eterna c'è già in Gilgamesh nel, dal secolo XXII prima dell'era volgare Vabbè, quindi, però mo, stiamo a citare Wikipedia, almeno c'erano i dizionari. Vabbè, vabbè, comunque... Eh, dai, comunque un, un pochino diciamocene da soli, tanto ce le diranno uguali. <ride> vabbè, comunque <ride> per dire che l'idea di eternità non è certo nata in, uh, con la Bibbia, e non è stata certo inserita a forza nella Bibbia, ma l'idea di vita eterna è molto molto più antica. Quindi su Zellem abbiamo detto che uh, sbagliava la pronuncia, quindi qui volevo solo far notare come... Eh, concreto la concretezza a cui fa sempre riferimento Biglino non significa tecnologico e soprattutto non significa che sia esistito veramente, semplicemente significa che avevano un'idea delle divinità diversa da quella che ci aspetteremmo noi. Eh, qui poi ci sono diversi errori che fa nel leggere il dizionario, Brown Driver Briggs. Eh, eh, per esempio, quando dice che la radice verbale Salam viene tradotta con cut off, tagliare via, eh, dove c'è la freccia lunga, in realtà. Il dizionario dice che corrisponde più o meno all'arabo che vuol dire appunto tagliare via. Quando dice sopra riporta la seguente indicazione, something cut out, qualcosa di tagliato fuori, in realtà uh, cut out significa intagliato. E infatti, poi uh, viene citato un altro dizionario di un'altra lingua semitica, uh, credo l'aramaico mandaico. Uh, che è dal, dall'ora mai tedesco, si dice Schnitzbild, cioè eh, immagine intagliata. E i vari significati sono image, image o image, uh, likeness. E tutto ciò che invece fa Biglino per argomentare è una sola risposta, ci viene in mente. E poi dice che l'autore voleva, voleva essere certo che il lettore comprendesse la concretezza dell'evento, ma in realtà no, cioè queste sono tutte sue speculazioni, spacciate però, come cioè, almeno scritte all'indicativo. Eh, scusami, vorrei quantomeno evidenziare questi punti strettamente metodologici. Sì. Noi partiamo quindi da questo termine Zelem. Ho detto giusto Zelem, no. scusami. Uh, questo termine Zelem, che um, ha più di un significato, mi pare di capire, perché come tutti quasi tutti i termini ne ha più di uno. Sì. Tra questi significati, ce n'è uno in particolare. Che è questo something cut out qualcosa di intagliato. Mm. Però aspetta, quella è la spiegazione del significato preciso è image, e mm. poi specifica è eh, che è qualcosa di intagliato per dire l'etimologia viene da lì. Ah, ho capito. Quindi allora la cosa si complica ancora di più. Perché prima abbiamo l'operazione, scegli quale, a quale significato vuoi fare riferimento. All'interno di quelli possibili sul dizionario. Esatto. Seconda operazione, dal significato di riferimento, prendi uno dei possibili esempi sì. di che tipo di immagine potrebbe essere. Sì. Scegliamo in questo caso l'immagine intagliata: già siamo a due operazioni di scelta. Sì. Terza operazione, la cut out vado a ritradurmelo in una seconda lingua in questo caso è l'italiano, in una maniera pedisse quel letterale, perché scelgo di farlo, scelgo di dire cut um, alla lettera da solo si traduce tagliato, out alla lettera da solo si traduce fuori, ignoro il fatto che cut out tutto assieme vuol dire intagliato e decido di prendermi soltanto le componenti, che è una scelta, una scelta sì. deliberata non voglio neanche entrare nel, nella questione di se è giusta o sbagliata, ma è una scelta fatta. Sì, sì. Quindi siamo a tre scelte, sì. dopodiché, una volta che siamo arrivati a qualcosa di concreto tagliato fuori, mi manca il passaggio metodologico per arrivare al fatto che questo qualcosa concreto tagliato fuori possa essere non per esempio. Un qualcosa di spirituale no, abbiamo detto no perché è concreto uh, scusami, un qualcosa di corporeo come per esempio, non lo so una situazione alla face off dove uno gli stacca la faccia e la mette su un altro, ma specificamente un qualcosa di microscopico invisibile che, per, che quindi per quanto ci riguarda e per quanto riguarda una persona di quell'epoca non ha un'immagine come dirò... si arriva a questa quarta scelta? C'è ancora una quinta perché nel testo non c'è scritto che um, uh, Elohim. Facciamo, facciamo finta che abbia ragione: che gli Elohim presero lo Zelem dall'essere da umano, anche questo è sbagliato perché dissero solo che lo fecero a propria immagine e propria somiglianza. Mettiamo che sia plurale, cioè Brent voglio venirgli incontro, ha cioè, sbagliato anche lì. Non c'è scritto che lo Zelem venne preso da Adamo. E... Dissero solo che gli Elohim lo fecero di uh, Elohim, comunque Elohim quindi Elohim lo non voglio, Elohim, Elohim lo fece a propria immagine e somiglianza. Punto. Bezalmeno almeno ved muteno. Quindi, quindi c'è un sovraccarico di in, sovrainterpretazioni incredibile. Non è, non è affatto una lettura letterale per cui mi pare di capire ci sono tutta una serie di scelte che sono state fatte per arrivare da Zelem a DNA che non sono motivate linguisticamente, non sono motivate dal contesto, non sono motivate uh, dall'archeologia, non sono neanche motivate uh, da un'analisi filologica, non sono nemmeno motivate da un consenso accademico, nulla di tutto questo. Assolutamente no, è pura ideologia spacciata per lettura letterale. Diciamo così: è, è partito dall dalla, dalla teoria che voleva dimostrare, cioè che anche la Bibbia parla di alieni, come, come dice Sitchin riguardo ai testi sumeri. E quindi trova ogni singolo appiglio che possa vagamente adattarsi. però di queste operazioni se ne può accorgere chi, chi è che se ne può accorgere? Uno che veramente conosca bene uh, la faccenda. Uno che non, non sa l'ebraico, o che non conosce il testo, o che non conosce le metodologie di, di ricerca o di traduzione, dirà, ah, però è interessante. Ok, Prima, uh, siamo arrivati negli ultimi dieci minuti. Uh, mm. Se hai qualche conclusione che vuoi fare, è decisamente il momento. Sì, allora sì, rapidamente, quindi lui, eh, que questo è nel trascritto dalla, um, dalla conferenza di teologi, quindi preso dal sito della Uneditori, lui dice qui che la sua scelta dichiarata palese è faccio finta che quando gli autori biblici scrivevano una cosa volessero scrivere quella, ma eh, come anche negli altri termini che non abbiamo avuto il tempo di, tempo di analizzare, in realtà è il contrario, lui parte, dalla, almeno da come si comporta, sembra partire da un'idea precisa e poi cercare pigli e interpretare tutto in senso tecnologico, quindi con una interpretazione ideologica che per carità mh, non condivido ma rispetto, però non si venga a dire che è un procedere assolutamente scientifico e non è assolutamente rispettosa del testo soprattutto, cosa su cui lui invece insiste molto. Eh, la paleostronautica non è una scienza perché sin da quando esiste, da, da 60 a 100 anni, 60, se contiamo il mattino dei maghi, 100 anni, se contiamo anche da Charles Ford non ha mai portato una sola prova. Inventa dei metodi come il realismo fantastico, e cito il mattino dei maghi, che ha portato la paleostronautica in Europa, oppure il fare finta che, però, non sono metodi perché è un metodo tu, tu devi dimostrare prima che funziona e che funziona sempre. Allora, poi puoi mh, metterti al lavoro, ma non puoi usare. I um, um, termini come, o, o il metodo solo quando fa comodo, non puoi dire che dove uh, la Bibbia uh, parla di un serpente parlante in realtà si riferisce a Enki che era uno, in realtà uno scienziato alieno. Quello è l'opposto del fare finta uh, di prendere per vero quello che dice il testo, è l'opposto di, di attenersi alla lettera. Io non riesco a capire questa contraddizione, forse è un mio limite. Il eh, fare finta che il testo di il vero è una forma di fede nel testo, quindi anche se non l'ammetti è una scelta ideologica perché eh, ricordiamolo: lo storico non dà per scontato che il testo dica qualcosa di vero, esatto. Quindi le prove vanno, cer vanno cercate indipendentemente dal testo, e finora le prove indipendenti mostrano che la Bibbia è quasi tutta un testo di. Non è un testo storico, non è un testo affidabile dal punto di vista storico, e, e, ci sono molti punti che, in gran parte, insomma, che sono fortemente ideologici. Quindi, eh, se uno sa che quella, la Bibbia è stata scritta da una classe sacerdotale, a maggior ragione dovrebbe distaccarsela invece di prenderla per vera. Cioè, anche proprio logicamente il, il, la, la conseguenza è tutta l'opposto di, di quella che discende dalla sua premessa, e quindi. Eh, la paleostronautica è comoda perché dice che l'origine delle lingue è attribuita agli alieni che volevano in, uh, dividerci in modo da creare confusione, in modo che noi non costruissimo una rampa di lancio per raggiungerli. Quindi l'origine delle lingue è dovuta agli alieni, l'origine della nostra specie è dovuta agli alieni, l'origine dell'idea dell del monoteismo non è un'evoluzione naturale ma è stata imposta. Tutto questo risponde a tante domande totalmente diverse che richiederebbero anni di studio, solo una, dà una risposta comoda e facile per tutti e quindi ecco perché sembra quadrare tutto. Però il problema è che intanto non vengono presentati i testi o i brani della Bibbia che sono scomodi all'interpretazione, ma soprattutto ci sono in ogni singola disciplina del, sia dell'evoluzione, sia della genetica, sia del, della linguistica della storia delle religioni ci sono evidenze del contrario ci sono tutte le evidenze che tutte queste cose sono frutto di evoluzione naturale come anche l'idea del monoteismo come anche l'idea dell'uso onorifico di una divinità è il modo naturale in cui si evolve una cultura si evolve una specie quindi è sempre successo eh, invece quella degli alieni è una risposta che non ti dà nessuna risposta in realtà ti dà solo non ti dà più ti stronca ogni tipo di ricerca perché poi dici la vita l'hanno creata gli alieni ok ma allora gli alieni come, come si sono evoluti, chi li ha creati. Quindi è una, risposta a cui non, non potrai mai, è una domanda a cui non potrai mai rispondere. Tra l'altro io voglio evidenziare un parallelo. Se noi rimpiazziamo in, in questa precisa slide che stavi mostrando sì? alla parola alieni la parola Dio, è esattamente quello che fanno i creazionisti nella religione. Um, è, è cambiato letteralmente soltanto il soggetto e poi per il resto le, la, la fonte di tutte le verità che rimane la Bibbia. Um, il, il soggetto cambia, il, um, però la, le cose da spiegare rimangono le stesse e il, il problema scientifico rimane lo stesso. Noi con la teoria dell'evoluzione facciamo previsioni. Quelle previsioni poi si verificano in laboratorio. Uh, la teoria della, dello studio della linguistica cioè è anche il tuo campo, dopo tutto. Uh, anche quella è una disciplina a carattere scientifico, la linguistica. Noi att attraverso lo studio delle lingue possiamo fare previsioni su quali sono stati per esempio gli spostamenti dei popoli e poi controllare se questa cosa sia stata vera uh, in base al tracciamento dei marker genetici piuttosto che con l'archeologia. Um, per quanto riguarda le idee sulle divinità e l'evoluzione culturale, anche l'evoluzione culturale uh, è studiabile dal punto di vista scientifico. C'è il uh, buon vecchio Dino Carpentras che adesso è andato a fare un programma di ricerca vero e proprio um, come. Tu sei impegnato nella ricerca accademica per quanto riguarda l'ebraistica, lui è andato in questo nuovo campo della um, Opinion Dynamics si chiama, che studia tra le altre cose come si evolvono le idee, come si evolve la cultura. Questi sono tutti campi che esistono, vengono studiati come lavoro a tempo pieno da tantissimi ricercatori in tutto il mondo. Uh, e e grazie a queste persone che andiamo avanti e scopriamo cose nuove, con queste teorie che non lo so quindi Dio, oppure non lo so quindi alieno, invece non è mai stato scoperto niente di nuovo. Ma non è troppo tardi, attenzione. Se il signor Biglino vuole contribuire finalmente qualcosa allo scibile umano, faccia una previsione nuova. Ci dica come possiamo mettere alla prova le sue idee, cosa dovremmo trovare nella realtà di diverso eh, da quello che ci aspetteremmo altrimenti e andiamo a vedere se questa cosa c'è o non c'è. Sì, ma um, secondo me non succederà mai perché eh, la paleostronasica va avanti a slogan, un conto è dire la Bibbia non parla di Dio, un conto è dire la concezione della divinità negli strati più antichi della Bibbia non corrisponde a quella che abbiamo noi, non vende invece vuoi mettere a dire la bibbia non parla di dio oppure dire che non c'è creazione nella bibbia anche lì uh, ho saltato il, la spiegazione del termine barà anche lì gioca molto e sulla pale astronautica si sono stati fatti fumetti film giochi da tavolo parchi a tema penso a quello di fondeniken quindi è veramente scienza o è marketing o è vendere un'idea o è vendere creando un bisogno inesistente, per esempio, si crea il bisogno, nessuno sa cosa significa Elohim, oppure nessuno sa... Uh, e però poi te la do io la soluzione, se compri i miei libri. Onestamente, un procedere del genere, lo trovo poco scientifico e eh, molto, molto commerciale. E Tra l'altro... Eh. Voglio fare giusto una cosa che sassorino nella scarpa proprio. Il modo di procedere scientifico, se proprio vogliamo dirla tutta, non è quello di andare a parlare delle eh, proprie teorie direttamente al pubblico, ma di parlare, come fai tu, prima su pubblicazioni specialistiche agli esperti e vedere loro prima cosa dicono, tra l'altro. Esatto, esatto esatto, quindi qui nelle conclusioni credo che sia l'ultima slide, sì lo è, ho usato dei termini tecnici che si usano nell'ebraistica, ebraistica che ti cioè che dove è scritto così si legge cosa e, e quindi invece di fare finta che la Bibbia dica il vero e vedere cosa viene fuori io lo leggo come fare finta che la Bibbia parli di alieni e selezionare e adattare i brani a quella conclusione scartando tutti quegli scomodi in modo da, da dare l'illusione che quadri tutto dove c'è scritto la Bibbia non parla di Dio, bisogna leggere, nella Bibbia sono rispecchiate diverse fasi dell'ebraismo, da una più arcaica in cui si riconosceva l'esistenza di più di divinità antropomorfe che facevano capo a una divinità superiore, a una più recente che descrive un Dio infinito, buono, eccetera. E dove c'è scritto non c'è eternità o trascendenza nella Bibbia, oppure l'eternità e la trascendenza ci sono e come, solo che vengono ignorate. Ok, e a questo punto siamo arrivati precisamente alle nove e mezza e adesso sta partendo la premiere del video. Quindi, se tutto va bene e la tecnica ci assiste, dovremmo venire trasferiti immediatamente alla premiere. Altrimenti, ragazzi, ora che chiudo la diretta, uh, andate a vedere questo nuovo video bomba che ci rivela finalmente chi è che, a differenza di Bigino, sa scriverlo proprio per bene. Questo bere shit Ciao a tutti e alla prossima! Vuoi salutare? Puoi salutare. Sì, sì. Ciao a tutti, e alla prossima! <ride> ok, dovrebbe.